Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Siamo veramente arrivati, siamo alle porte del Natale. Questa notte gli angeli canteranno «Gloria a Dio nell'alto dei cieli». Questa notte, la notte di tutte le notti, il Signore Gesù nuovamente, diciamo così, nasce, non nel senso che rinasce un'altra volta, ma nel senso che riviviamo nella liturgia, attraverso il potere dello Spirito, quell'evento di 2023 anni fa, che però si fa presente, quello stesso evento, in mezzo a noi. E allora tutto questo è preparato dall'annuncio, l'annuncio che ascoltiamo, famosissimo, che abbiamo ascoltato tante volte, l'annuncio dell'angelo alla Vergine Maria. E questo annuncio, spesso noi sottolineiamo tanto il ruolo di Maria, la sua risposta, la sua fede, il suo cuore che si apre e si affida a Dio, che le sconvolge meravigliosamente la vita e la rende madre di Dio e madre di tutti gli uomini. Ma in realtà, se noi guardiamo con attenzione il testo, per molti versetti, più che di Maria, si parla di quel figliolo che sarà grande, che sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore darà a lui il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre e il suo regno non avrà fine. Ecco arriva il Re dei secoli, ecco arriva il Signore dei Signori, come canta la liturgia. Eppure questo Re eterno si incarna in un bambino piccolo, in un neonato che piange dentro una grotta, certo in una casa, ma sempre in una grotta, in una povertà impressionante, in una semplicità in cui questa ragazza Maria, si suppone, avrà avuto 15-16 anni, forse di meno. Era l'età in cui le ragazze si sposavano, venivano date in sposa. Ecco, in questa semplicità, in questa normalità povera, Dio rivela il suo vero volto.
il volto di un Dio che scende, o il volto di un Dio che ama, il volto di un Dio che si dona nella piccolezza, nella semplicità, nella povertà, nella debolezza. Accanto a noi, non solo uno di noi, ma uno dei più piccoli di noi, un Dio che ha bisogno di noi. In un certo senso il contrario di quello che noi aspettiamo. Noi ci aspettiamo sempre il Dio potente, onnipotente, il Dio che risolve i problemi, il Dio che miracolosamente sistema le cose che noi non siamo riusciti a sistemare o che sono più grandi di noi. E troviamo invece un Dio impotente in questo senso, un Dio piccolo, un Dio che anzi ha bisogno Lui di noi, delle nostre cure, della nostra fede, della nostra accoglienza, di riscaldarlo perché morirebbe dal freddo, di allattarlo perché morirebbe di fame. Dio è così, viene nella semplicità, viene nella piccolezza delle nostre famiglie, dei nostri problemi, delle nostre relazioni, del nostro mondo così dilaniato ancora da guerre, discordie, difficoltà di ogni genere, viene. Eppure nella sua piccolezza Dio mostra tutta la sua forza, l'amore, la forza di un amore che è più forte di tutto e si mostrerà più forte anche della morte. Allora l'augurio di Buon Natale è quello di vivere questo Natale facendo sì che l'amore che cerchiamo di vivere tra di noi sia più forte di tutto nella semplicità della nostra vita, ma nella profondità di un amore che ogni giorno cerca di ricominciare, di ripartire, di rinascere. Buon Natale a tutti.